Подводные роботы могут вести. I robot sottomarini riescono ad esplorare mari e fiumi, a riunirsi in un team per risolvere problemi insieme. Come possiamo insegnarli a collaborare? Gli ingegneri del progetto europeo Sunrise hanno sviluppato droni sottomarini in grado di comunicare inviandosi segnali sonori. Quello che vedete qui sono dei robot sottomarini che sono, si collegano, si connettono in una rete e cooperano per costruire l'Internet of Underwater Things. L'Internet delle cose sottomarine è un nuovo paradigma che stiamo sviluppando e che consente di mettere in comunicazione e far cooperare diversi tipi di piattaforme sottomarine, robot, sensori, in maniera tale da raggiungere quel livello di comprensione del mondo sottomarino che oggi non è disponibile. I robot perlustrano i fondali marini alla ricerca di oggetti o fuoriuscite chimiche. Ciascuno trasporta dei sensori particolari. Lavorando insieme possono raccogliere informazioni complete su un incidente in tempo breve. La comunicazione acustica è molto simile al modo in cui parlano gli umani. I robot comunicano sott'acqua usando una serie di frequenze che vanno da quelle della nostra voce fino ad entrare nello spettro sonoro inudibile. Cosa possono osservare sott'acqua? I sottomarini trasmettono i loro dati al centro di controllo di terra. Sui loro schermi vengono mostrati la loro posizione esatta e alcuni indicatori ambientali come temperatura e composizione chimica dell'acqua marina. I sottomarini sono controllati da questa stazione di controllo dove siamo ora e ci forniscono i dati sul loro movimento in tempo reale, sia quando sono in acqua utilizzando il canale acustico, sia quando sono in superficie utilizzando comunicazione radio. Il loro rivestimento impermeabile consente ai sottomarini di spingersi fino a 100 metri di profondità. A seconda della missione possono essere configurati in modo diverso per raccogliere, registrare e trasmettere vari tipi di dati. Oltre al modem acustico che permette di comunicare, il sottomarino ha dei sensori ambientali, un sistema computerizzato per effettuare manovre sott'acqua, batterie che forniscono 8 ore di autonomia e moduli di comunicazione radio e satellitare. Batterie spera essere autonomo durante 8 ore e moduli di comunicazione per satellite e radio. Cruciale per le operazioni di ritrovamento e recupero è un sonar montato a bordo del sottomarino che individua gli oggetti sommersi emettendo impulsi sonori e ascoltando l'eco prodotto. Qui a Porto e in Portogallo il sistema ha già consentito di ritrovare un container affondato. Queste apparecchiature sono utili soprattutto per tre applicazioni: la sicurezza del porto, il monitoraggio ambientale, per noi molto importante, ed infine per ispezionare le navi che attraccano al porto. Dagli oceani ai fiumi, questi piccoli sottomarini consentono di operare dove è troppo rischioso o costoso inviare sommozzatori. La nuova tecnologia ci porta a capire meglio il mondo silenzioso sotto le acque. Dai vulcani sottomarini alla scoperta, diciamo, del petrolio, l'oil and gas, alla protezione delle nostre infrastrutture marine, i porti, le nostre coste, questa tecnologia ci permetterà semplicemente di conoscere meglio e sfruttare meglio in maniera sostenibile questo mondo, che è un passo essenziale per il nostro futuro.